Ciao a tutti e benvenuto. In questa presentazione parleremo dell'argomento dello stile barocco dell'arte, oppure, essere più specifico, la vita e le opere dell'artista barocco, Giuseppe de Ribera. Giuseppe de Ribera, conosciuto anche come Giuseppe, José e Joseph, è nato in 1591 a Játiva, vicino a Valencia, Spagna, e per questo era conosciuto anche come lo Spagnoletto. In circa 1612 Ribera poi ha viaggiato a Roma per studiare l'arte. Lui viveva per un lungo tempo nella Via Margutta e si dice che lui abbia associato con altri caravaggisti o seguaci di Caravaggio, che occorreva a Roma in quel periodo. Questo interesse in Caravaggio ha davvero influenzato il suo lavoro, specialmente le sue prime opere. Infatti, negli anni venti, famoso accademico italiano Roberto Longhi ha detto: Ribera, Vermeer, Latour e Rembrandt non avrebbero mai potuto esistere senza Caravaggio. Dunque, possiamo vedere molti similari tra Ribera e Caravaggio. Ribera era uno dei pittori più influenti del suo tempo, conosciuto principalmente per il suo realismo drammatico barocco e le sue rappresentazioni di soggetti religiosi e mitologici. Uno dei temi principali del lavoro di Ribera è Ecce Homo. Questa è una frase latina che si traduce approssimativamente Ecco l'uomo. Questo tema è anche una parte importante dell'arte cattolica e si riferisce alla rappresentazione di Gesù con una corona di spine. Oggi vi mostrerò due dipinti di Ribera. Entrambi sono Ecce Homo, però i due dipinti dimostreranno come il suo stile era cambiato nel corso degli anni ed è diventato suo. A sinistra c'è l'Ecce Homo dipinto nel 1620 e a destra abbiamo l'Ecce Homo dipinto nel 1644, una differenza di 24 anni. Questo tetro rappresentante di Gesù racchiude perfettamente ciò che la gente pensa quando pensa a Ribera. Il tema più notevole è naturalmente l'uso del chiaroscuro estremo, noto anche come tenebrismo, che è usato per accentuare le emozioni negative e mettere in evidenza il soggetto usando un contrasto opprimente. Circondare Gesù nell'oscurità ritrae efficacemente il dolore e l'orrore della tortura di Gesù. Tuttavia, l'uso dei colori caldi sulla veste di Gesù, un ricco rosso, fornisce un'immagine suggestiva. Averlo direttamente al centro dell'opera dà un senso di calore e di potenza proveniente da Gesù. Lo Spagnoletto usa il colore per mostrare che, anche se soffre, Gesù ha ancora forza e compassione. Questo si riflette nello sguardo di Gesù. Egli guarda dritto verso lo spettatore con uno sguardo forte. Possiamo davvero vedere l'influenza di Caravaggio in quest'opera. E ora l'altro dipinto.
Anche se sullo stesso soggetto, i due dipinti hanno evidenti differenze che indicano il cambiamento di stile di Ribera. La differenza principale che possiamo vedere è l'ovvia presenza di colori più luminosi e caldi. Questo perché, quando lo stile di Ribera iniziò a maturare, fu ispirato da altri artisti di barocco, come Anton van Dyck. Questo cambiamento di stile presenta Gesù in un modo più regale e impressionante, cambiando l'intera impressione del dipinto.